Buongiorno a tutti, eccoci qui, ultimo tè caldo della stagione? No, no, assolutamente, continuiamo così, andiamo anche avanti sempre ogni giorno, così come abbiamo fatto nel momento più difficile, durante i mesi più duri, sperando di avervi fatto la compagnia giusta, rimanendo qui, qualsiasi cosa accadesse, di bello e di brutto, con le feste, poi a dare un premio a tutte queste rinunce, a questi sacrifici, sperando appunto che nel nostro piccolo di aver fatto qualcosa di importante per almeno uno di voi, sarebbe già una grande e piccola soddisfazione, al tempo stesso il motivo per continuare, andare avanti sempre di più. Grazie, e questa volta lo dico a voi, per esserci sempre, perché così come io ci sono sempre stato per voi, lo stesso vale al contrario anche nei momenti più complicati, e non lo sottovalutate, perché questo è soprattutto il vostro canale e di tutto questo vi ringrazio. Allora, adesso che succede? Che succede? Ieri c'è stato un primo, diciamo, contatto tra Steven Zhang e Antonio Conte, però mancava Marotta, che era a Roma per una riunione della FIGC, e dunque non si è potuto fare quel confronto che adesso può andare in scena a qualsiasi ora, nelle prossime ore sicuramente, già magari dopo l'allenamento di questa mattina. Dopodiché, dopo il quale i giocatori rimarranno stranamente in ritiro, l'ultimo della stagione, e dunque non andate da piano, perché non li vedrete uscire. Ormai dovevate farlo prima, magari qualcuno si fermerà arrivando, però di solito sono in pochi che fanno così, quindi consiglio ormai aspettare un ritiro estivo di cui ancora non si conoscono date e programmi, come ha dichiarato con un po' di preoccupazione Lele Oriali alla Gazzetta nell'intervista di ieri. Tutto da vedere, vagliare, verificare. Abbiamo provato la nostra intervista a De Vrij, che potete ritrovare anche nel nostro sito internet e nel servizio che è andato in onda ieri, e in quello che andrà alle 13.15 su Italia 1. Anche ho chiesto a De Vrij se c'è preoccupazione per il fatto, e lo dimostra un po' il tè caldo pronto, che Conte possa lasciare alla fine di questa stagione. Domanda glissata abilmente dal difensore, ha detto: siamo sereni, sono cose che stanno un po' sopra di noi, su cui non possiamo intervenire. Chiaramente tutti da piano gentile sperano che Conte possa rimanere un Conte, che ieri, uscendo rispondendo ai tifosi, ha detto: siamo i campioni d'Italia, con orgoglio, molto fiero, e non ci sembra proprio l'atteggiamento di uno che sta per scappare, che se ne sta per andare. Quindi i segnali sono verso assolutamente una sua permanenza, non possiamo però escludere anche il contrario. Se le garanzie che chiede il tecnico, lui come anche la dirigenza, non saranno quelle che ci si aspetta, sicuramente un primo passo importante è stato quello di definire il finanziamento con Oaktree, e che garantirà anche, diciamo, la gestione della prossima stagione, con una quota dei 275 milioni che verrà mantenuta, diciamo, messa lì in cassaforte e poi riutilizzata mese per mese, per non finire più nelle condizioni di quest'anno con le casse vuote e gli stipendi che non arrivano a Conte e a tutti i giocatori, anche perché Conte non vuole più dover compattare il gruppo in attesa di qualcosa che non arriva da parte della società. Questo sarà il primo punto
su cui si confronteranno e penso che non ci saranno problemi perché appunto i soldi arriveranno in diverse tranche ma permetteranno la gestione della prossima stagione, quindi un primo passo verso l'accordo lo si farà e poi ci si confronterà come la copertina spettacolare di sempre di Fabio sui possibili sacrifici sacrificabili sacrificati con la ormai nota che vi diciamo non c'è un incedibile nella rosa dell'Inter in questo momento. Tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno, dal lavoro che si riuscirà a fare in uscita. Questo invece dirà Steven Zhang, dovrà quasi autofinanziarsi il mercato dell'Inter. Ci sarà sì un piccolo budget per la campagna di rinforzi, ma il grosso, il tutto bisogna farlo in un regime di autofinanziamento, provando soprattutto a ridurre drasticamente il monte ingaggi. Quindi buone uscite e saluti per Vidal Sanchez e i loro super mega stipendi e poi si valuterà se si riuscirà a fare un lavoro importante iniziando da João Mario, il riscatto dello Sporting, il riscatto del Cagliari in Angolan e l'offerta dei Sardi si è alzata a 2 milioni e mezzo cash, la rinuncia ai 2 milioni di premio scudetto di Barella, sul piatto anche il cartellino del giovane Ladinetti valutato circa 2 milioni, molto poco, però in tempi di crisi credo che non si possa ottenere di più. Non credo anche appunto che su Vidal Sanchez si possa fare qualcosa di diverso dalla via Godin con rescissione e buona uscita per alleggerire i contratti da 6,5 e 7 milioni. Si proverà a cedere qualcuno tra i vari Gagliardini, Vesino, Pinamonti. Non lo so, vediamo quello che si riuscirà a fare. Anche questi discorsi saranno molto importanti per convincere Marotta e Ausilio a restare, perché anche loro hanno il contratto in scadenza. Non credo che nessuno vada a rescindere e a transare, neanche Conte. Non penso che possa rinunciare a uno stipendio da 13 milioni netti come sarà quello della prossima stagione e non mi sembra di vedere panchine libere e soprattutto offerte monster per fargli fare un dribbling clamoroso, ma che non si può mai escludere. Si deciderà il tutto anche sulla appunto strada da seguire, i possibili sacrifici. Conte non vorrebbe veder partire Lautaro, Bastoni, mentre penso che su Eriksen potrebbe dare il suo ok con un altro diciamo sostituto all'altezza. Su Brozovic è tornato l'interesse del Paris Saint-Germain come a settembre l'anno scorso, col croato vicinissimo allo scambio con Paredes, vi ricorderete, poi saltò tutto, adesso ha un solo anno di contratto, quindi anche qui pensare a fare chissà quanti soldi è impossibile, un giocatore ormai che ha superato i 30 con un solo anno di contratto, penso che non possa valere più di 20 milioni, ma neanche, da comunque sarebbero una plusvalenza importante insieme ai tagli di ingaggio che permetterebbero i saluti di Vidal e Sanchez, magari qualcosa che arriverà da João Mario, è però ancora troppo poco con un passivo che sarà di 130 milioni. È una situazione tutta da decifrare in attesa di questo confronto che adesso
con il rientro su Milano di Marotta dopo il Consiglio federale. Ogni momento è quello buono, credo però che sarà settimana prossima, dopo l'ultima partita, in grande, diciamo, segretezza, perché a Conte non è andato giù anche qualche fuga di notizie che ha fatto saltare il faccia a faccia che avrebbe già dovuto andare in scena. Stiamo qui a raccontarvi tutto quello che succede. Come ogni giorno, mi raccomando, like, condivisioni, gruppo Telegram stasera live. E se mi avete seguito in live da Appiano ieri, avete visto in diretta l'uscita di Conte e anche il suo rispondere: siamo i campioni d'Italia, ai tifosi e a mettere i puntini sulle i. Per un tecnico che penso che voglia proprio continuare il suo ciclo, in attesa anche delle sue parole oggi a Inter TV, non parlerà ancora in conferenza, vedremo se dirà qualcosa domani dopo la partita, dopo la festa. Fa abbastanza così riflettere comunque questo silenzio, poi che parli in esclusiva da Zone con Diletta Leotta, anche questo, ma non lo comprendiamo molto. Spazio ai vostri messaggi, hashtag Angolo della Posta, leggiamo i più popolari e poi la nostra solita rassegna stampa. Oggi anche i giornali, devo dire, hanno lavorato ben poco, cioè molto poco, molte poche notizie. Cerchiamo di fare noi un po' di chiarezza sulla situazione. Con tanti saluti a gufi e detrattori, come scrive 8file e come fa il nostro Trap qui, sempre al nostro fianco, che i gufi e detrattori vari continuassero con le loro previsioni. Finora hanno parlato solo bene all'Inter. Marco, ora manca la conferma del mister e della dirigenza, così andiamo spediti verso la seconda stella. Antonio 86, Gabriele Di Mauro, buon lavoro alla voce di Appiano Gentile, rispondente al nome di Marco Barzaghi, la natura, l'attimo, grazie Gabriele. Dopo questa boccata d'aria fresca, incrociamo le dita per il nostro direttore d'orchestra. Buona giornata, Marco Achillegge. San Siro, 80.000 spettatori aperto per 1.000 parenti e VIP. Mapei, 20.000 spettatori aperto per 4.300. Assurdo, Rebecca. Un po' qualcosa che non funziona, c'è, lo ammettiamo. Grande Marcone, spero che questo incontro avvenga presto, ma soprattutto la conferma non deve essere solo del mister, ma anche di Oriali e Marotta. E mettiamoci anche ausilio. Antonello e Baccin, Master 90. Attenzione, in questo momento arriva il comunicato dell'Inter per delle feste responsabili. Lo leggiamo per darvi proprio sempre le ultime notizie in tempo reale, in occasione di Inter Udinese. FC Internazionale Milano rinnova l'invito ai propri tifosi a festeggiare responsabilmente la vittoria del 19° scudetto, rispettando tutte le disposizioni in vigore per contrastare la pandemia di Covid-19, comprendendo bene l'emozione e l'importanza del momento, evitare la creazione di assembramenti e di situazioni rischiose per la salute propria e altrui. Resta di importanza primaria per evitare il contagio e vivere al meglio questo momento speciale. Per continuare a festeggiare in sicurezza la vittoria dello scudetto, il club sta valutando l'opportunità di mostrare la coppa ai tifosi. I tempi e modalità saranno comunicati successivamente. Dovrebbero andare sulla Torre 4 con tutti i tifosi al di sotto, con la coppa e lo scudetto. Conte e la squadra domani a festeggiare. Accesso consentito solo a 4.500 tifosi nella zona dello stadio. Quindi arrivate il prima possibile se volete esserci, perché poi verranno chiusi i varchi e non sarà più possibile accedere all'area e alle feste. Da assolutamente fare in responsabilità, come avete letto anche il comunicato. Continuiamo adesso i vostri messaggi velocemente. Chiedi alla dirigenza del tè che bevi tutti i giorni se ti sponsorizza il programma. Proviamo, cerchiamo sponsor. Io volevo chiedervi se riuscite a farmi sapere qualcosa di Claudio da Taranto, che non ci scriveva tutti i giorni e non si è più poi fatto sentire, e un po' di preoccupazione per un amico come lui, che
che era sempre al nostro fianco, se riuscite a scoprire qualcosa e a saperne di più, ve ne sarei grato, e se ci stesse ascoltando, come spero, gli mandiamo un abbraccio gigante, sperando che non ci siano stati problemi. Massimo Duchi, buongiorno Marco, speriamo che Zang riesca a convincere Conte a rimanere ora che tutto sia sistemato con i soldi americani, magari andate a cercarvi qualche vecchio video e provate a scrivergli, a rispondere, e aiutatemi a rintracciarlo, a sapere se sta bene e che cosa sia successo. Giorgio Gentili, questa attesa per Conte mi fa diventare pazzo, il mister deve rimanere assolutamente Maverick. Massimo Vignale, appena bevuto un buon tè caldo, bene bene, bravi che mi seguite, secondo me è già tutto deciso da quando Conte non ha più parlato in conferenza, avrebbe dovuto mentire. Questo ipotetico incontro non credi sia già stato fatto? No, non ancora, perché deve avvenire con tutti i presenti e confrontandosi sui piani per il futuro. Non è stato deciso ancora niente, anzi anche Conte aspetta di sentire dalla società i programmi, avere le garanzie economiche e tecniche, poi prenderà la sua decisione, sperando che sia quella di rimanere. Grazie per le tue news, Nicolò, salutiamo anche Beatrice, Damiano 76. Non seguo nessun altro se non te, e penso che anche e soprattutto in questi giorni vi abbiamo una volta ancora dimostrato come siamo sempre sulla notizia, primi, anticipiamo quello che poi accadrà e soprattutto non vi prendiamo in giro e non facciamo i video vedendo quello che dicono gli altri, perché non abbiamo niente di informazioni da darvi come fa qualcun altro. Ogni riferimento è puramente casuale, niente cabaret, niente show, ma solo notizie, informazioni per darvi tutto quello che si necessita per farvi le vostre idee di quello che accade. Poi, diciamo, una bellissima cavalcata che abbiamo fatto tutti insieme, nonostante le difficoltà. Buongiorno lavoratore Francesco Sciacchitano, buongiorno grandissimo, le tue notizie sono fenomenali, grazie a Vince. Mister 7 Nanetti, ora sotto con i rinnovi dei top, la conferma dei mister, Salvatore Grauso, godiamoci la festa Scudetto domenica a San Siro e poi sono convinto che tutto andrà per il meglio, regalaci le belle immagini, ci proveremo come l'altra volta, puntualmente le tue spiegazioni e poi rispondi a tutti, Manuela, ci proviamo, non proprio a tutti perché siete tantissimi, però i più popolari, quindi anche impegnatevi nel prendere like per essere eletti, se no venite in live e lì il confronto è sempre in tempo reale su tutto, su tutti i vostri dubbi, le vostre considerazioni, come stasera dalle 23, posticipiamo un po' l'orario visto che con il coprifuoco ritardato si può stare fuori di più, soprattutto in fine settimana. Rispettate, mi raccomando, le regole. Marco, non pensi che sia solo un modo per ricapitalizzare visto il blocco cinese, non potendo inserire soldi direttamente? Miki, potrebbe anche essere, e sicuramente è un escamotage per permettere all'Inter di recuperare liquidità questo prestito. Direi che ci siamo. Salutiamo e ringraziamo anche Alessio Milan, tifoso rossonero ma che ci fa spesso compagnia. Nick ama le basta, buongiorno Capitan Barza. Frank Nerazzurro, oggi giornali o comunque le fonti informazioni hanno riportato una dichiarazione delle L'Oriali, personalmente non so se è riportata in modo corretto e poi se è giusto da parte dei rappresentanti di questa società sia opportuno parlare. Rispetto Oriali, ma anche perché le rimanenti società non ne parlano mai in questo momento, soprattutto cercano di minimizzare visto che stanno nella nostra stessa condizione, se non peggio, infine col prestito da parte di Oaktree ci sarebbe da guardare avanti. E allora facciamolo! Andiamo a leggere le ultime notizie, Sport Mediaset, la nostra app, sempre aggiornata. Prima la festa, poi l'incontro, Conte Zhang, faccia a faccia, rimandato, l'allenatore aspetta risposte sul futuro, ogni momento potrebbe essere quello giusto, pare che in casa Inter si voglia attendere la fine ufficiale della stagione per l'incontro tra Conte e Steven Zhang, un faccia a faccia decisivo. Al momento tutto è stato rimandato dopo la sfida con l'Udinese che sancirà la fine del campionato. A Conte non basta sapere che verranno sistemate tutte le pendenze pregresse, vuole che si guardi anche al 2021.
2022 cerca certezze sul fatto che la squadra non verrà impoverita nei suoi pezzi pregiati, perché c'è un titolo da difendere, una Champions League da tornare a vivere da protagonisti. Altrimenti tanti saluti e grazie. Tutto congelato per qualche ora o giorno, anche se prima di sfidare i friulani di Gotti, una breve visita della dirigenza, Zhang Junior compresa, da Piano Gentile, per salutare i giocatori e lo staff tecnico. Vediamo insomma che cosa accadrà, siamo qui pronti anche con delle edizioni straordinarie. Andiamo anche, attenzione, Agüero Barcellona, ultime notizie, annuncio nei prossimi giorni, quindi uno dei pezzi pregiati del mercato dovrebbe così andare fuori. Douglas Costa in prestito al Grêmio, torna in Brasile. Finisce l'avventura in uno Spirito Santo ai Wolverhampton. Ed Evrai ha in mio microfono finalmente un trofeo. Questo quanto su Sport Mediaset. Adesso andiamo sulla Gazzetta dello Sport. In prima pagina il problema Donnarumma per il Milan. E siamo al 22 di maggio e ancora non è stato risolto. 22 di maggio non abbiamo festeggiato la ricorrenza, 22 di maggio è una data non dimenticare, quasi lo stavo facendo, si ricorda la vittoria più incredibile della storia nera-azzurra alla vigilia dell'ultima giornata e delle celebrazioni. Gigio, che affare per Mino, Donnarumma vuole restare ma ci sono ostacoli, in ballo c'è una maxi commissione da 20 milioni per Raiola, che l'ha offerto al Barcellona, che venderebbe Ter Stegen e si rinforzerebbe con lui. Vedremo anche qui che cosa accadrà. Il secondo posto per l'Atalanta vale 10 milioni e poi una posizione mai conquistata, per questo motivo, anche se ci sono voci di possibili richieste dei tifosi di lasciare andare il Milan per far rimanere la Juventus fuori dalla Coppa dei Campioni. Non credo proprio che possa accadere. A San Siro ci sarà anche l'Avezzali, oggi dirigenza in visita dal piano per i fantacalcisti, formazione senza Darmian, squalificato come Brozovic, in porta dovrebbe esserci Andanovic per battere il record di Zenga, poi difesa con Ranocchia, D'Ambrosio e De Vrij, a centrocampo Gagliardini, Vecino e Sensi, Young ai saluti con Hakimi sugli esterni e poi Lautaro e Pinamonti con Lukaku a fare una staffetta alla ricerca del gol numero 30 della sua stagione. Dovrebbe giocarsi così, con Barella recuperato e Vidal in panchina, out ancora Sanchez insieme ai due squalificati a Kolarov dopo l'operazione di ernia. A San Siro ci sarà anche l'Avezzali, oggi la dirigenza in visita ad Appiano, e poi Sanchez, Vidal e Brozovic i possibili sacrificati. Stamattina ad Appiano ultimo giro di tamponi per la squadra, ai quali come sempre parteciperà anche la dirigenza, dovrebbe esserci anche il presidente Steven Zhang per un saluto ai giocatori, niente faccia a faccia con Conte, non è ancora il momento, a questo punto tutto è rinviato alla prossima settimana. Per l'Udinese il tecnico dovrebbe riproporre un robusto turnover con possibile spazio da titolare per Pinamonti in attacco. Barella e Vidal hanno lavorato con il gruppo ma si accomoderanno in panchina e saranno protagonisti della festa post partita, quando a capitano Andanovic verrà consegnata la Coppa dello Scudetto. Tesoro, funambolismo, ossia la capacità di camminare sul filo del rasoio, roba da equilibristi, nuovo ruolo che dovranno imparare a svolgere i dirigenti dell'Inter per soddisfare le richieste della proprietà e le esigenze dell'allenatore. Le linee guida di Zhang sono chiare come l'indicazione di Conte, taglio netto al tetto ingaggia l'età media della rosa, che allo stesso tempo va mantenuta competitiva al massimo, cercando di sacrificare il sacrificabile ma girando alla larga dai top player. Su questo terreno scivoloso dovranno lavorare nei prossimi giorni Ausilio e Marotta, per un Inter che vuole puntare forte alla seconda stella. Il prestito di Oktri ha portato ossigeno alle casse ma non basta, e il mercato in autofinanziamento può decollare solo dopo aver sistemato i contratti pesanti in esubero, sacrificando qualche pezzo pregiato. Si parla di Brozovic, teoria che io sposo da tempo, scambio saltato all'ultimo con Paredes,
compirà 29 anni a novembre, guadagna 3 milioni e mezzo e presto potrebbe bussare alla porta del club per discutere di rinnovo, provando a strappare l'ultimo contratto della carriera. Prima ho detto già over 30, mi sono sbagliato, anche se è qui veramente da tantissimo tempo, che sembra quasi assurdo che abbia solo 29 anni Marcelo, però il fatto lì sulla trattativa è che solo ha un anno di contratto e quindi il suo cartellino ha un valore relativo. L'Inter ha bisogno di incassare, a togliere l'imbarazzo potrebbe pensarci ancora una volta il PSG, che di recente ha riallacciato i contatti sospesi un anno fa, stavolta niente scambio, trasferimento secco per una cifra che potrebbe accontentare a tutti, ma non penso che sia risolutiva. Valuteranno poi qualsiasi offerta anche per giocatori come Skriniar, De Vrij, Perisic o Eriksen. Gli ultimi due guadagnano 5-7 milioni e mezzo, hanno una pila importante sul mercato internazionale. Il grosso del tesoretto potrebbe arrivare trovando una sistemazione a Vidal e Sanchez, titolari di contratti pesanti nonostante un rendimento al limite della sufficienza. I due cileni hanno ancora 2 anni di contratto per circa 28 milioni netti complessivi, poca voglia di fare le valigie. Su Vidal c'è il Marsiglia di San Paolo, ex GT del Cile, ma siamo ai primi approcci. Sanchez potrebbe tornare in Sud America. In uscita poi Vecino, un contratto di 2 milioni e mezzo, Pinamonti 2 milioni, di sicuro l'Inter saluterà, e ci dispiace molto, Ranocchia, D'Ambrosio, insieme a Padelli, Kolarov e Young, tutti in scadenza. Dai 5 il risparmio sarà di poco superiore ai 10 milioni, il tesoretto potrebbe diventare importante anche in caso di cessione definitiva di João Mario, che ha un ingaggio netto di 2 milioni e 7, di Nainggolan di 4 e mezzo, su cui l'Inter può puntare a incassare anche una quindicina di milioni per i cartellini. Mi sembrano ipotesi un po' troppo ottimistiche, tante strade che portano a un solo obiettivo: sistemare i conti mantenendo una squadra da titolo. Ci trasferiamo in rapidità al Corriere dello Sport. Ricavi crollati, la trappola nei contratti tra Conte e Inter, regnano i dubbi, e ci mancherebbe, un titolo ancora ogni giorno sempre molto poco, diciamo, ottimista, per usare un eufemismo. L'ultimo Cristiano senza Champions, Ronaldo può salutare. Scusate, un po' di allergia. Andiamo all'interno, alla pagina di Catallito. Dicevamo, tra Conte e Inter regnano i dubbi. Il futuro nerazzurro è legato all'incontro che Zhang avrà con l'allenatore e i dirigenti. Le prossime ore saranno decisive per capire gli scenari. Summit ancora rimandato e strategie poco chiare. Il tecnico può rompere e chiedere la buona uscita oppure accettare i nuovi piani, i suoi 13 milioni. Insomma, la posizione la si capisce già. Il presidente ieri era alla Pinettina, ma l'assenza di Marotta ha frenato i contatti. La firma dell'accordo tra Suning e Oaktree è un punto di partenza importante, almeno lo stilicidio del pagamento di stipendi che c'è stato negli ultimi mesi in futuro sarà evitato. Conte non ha gradito questa situazione, che lo ha costretto a lavorare non in modo sereno, ma ci sono anche altri miglioramenti che vorrebbe, su tutti una proprietà più vicina, visto che pure in tempi di pandemia e con le inevitabili difficoltà nel viaggiare, Zhang è tornato a Milano dopo 7 mesi, troppi pochi contatti per le abitudini dell'ex CT. Il prossimo summit sarà l'occasione per chiarire molti aspetti, a iniziare da quelli relativi alle disponibilità economiche, agli obiettivi. Dopo la richiesta di riduzione dei costi del 20%, il vano tentativo di taglio di 2 mensilità ai calciatori, il no ai bonus dei manager e l'input ai dirigenti dell'area sportiva di un mercato con segno positivo, sarà complicato immaginare che la rosa attuale possa essere rinforzata se il pacchetto che sarà sottoposto a Salentino sarà questo. Bisognerà capire quale sarà la sua reazione, accetterà la partenza di 1 o 2 big magari rimpiazzati seguendo le sue indicazioni e resterà, a patto che siano indicati all'esterno obiettivi realistici, oppure, stanco da un'annata che non è stata semplice neppure per uno tosto come lui, spingerà per la separazione spuntando una buona uscita. La prima ipotesi, anche perché ci sono in ballo tanti milioni, sembra la più gettonata, ma si viaggia in base ai rumors, almeno finché nella stessa stanza non si vedranno Zhang, Conte, Marotta, Antonella, Ausilio, per fare il punto della situazione. È inevitabile pensare che l'addio di Conte, e qui ci rincara la dose, sarà il preludio alla fine di un ciclo, anche perché se ne andrebbero pure alcuni titolari a lui legati, non sarebbe scontata la permanenza di Marotta e Ausilio, che questa squadra l'hanno costruita. Le prossime mosse di Zhang chiariranno non solo se l'Inter ha possibilità di uscire dalla crisi finanziaria,
Difficile gli venga chiesto anche dai tifosi di acquistare Messi, ma far risprofondare il club indietro di qualche anno non sarebbe certo una grande mossa. Ecco perché il summit con Conte e come si concluderà avrà un peso determinante per capire. L'Inter del domani, chiudiamo velocissimamente se riusciamo con il celeberrimo Tutto Sport, se si apre l'app e ci dà una mano. Poi appuntamento ore 13 Italia 1, 13:15, 23 in live stasera, mi raccomando, vi aspetto. Inter, ecco, 275 milioni, mi sembra che questa però è l'edizione di ieri. Esatto, vediamo se proprio una app pessima che ci apre il giornale di ieri e manca ancora quello di oggi. Niente, per Tutto Sport ve lo dovete andare a comprare. L'app non funziona. Buona giornata a tutti e buon tè caldo e colazione a tutti insieme. Mi raccomando, like e condivisione.